Enrico Botte è amministratore delegato della FOS, azienda che si occupa di tecnologia e quindi si sta legando anche a questa iniziativa della Blue Gallery per tutti quegli aspetti che riguardano ovviamente quello che oggi sta diventando la grande protagonista, cioè la tecnologia. Che rapporti ci sono? Lei ha seguito Blue Gallery, quale sarà il vostro apporto? Voi siete uniti a questa iniziativa, perché? Sì, noi abbiamo aderito con molto piacere all'iniziativa Blue Gallery proprio perché all'interno, diciamo, della Blue Economy ritenevamo fosse importante portare anche la testimonianza di quello che a Genova comunque è un comparto molto importante, che è quello delle aziende del terziario avanzato, aziende tecnologiche. E quindi è evidente che tutta quella che è la cosiddetta economia del mare ha un impatto importante anche sulla crescita delle tecnologie, anzi a noi farebbe molto piacere, e sta anche succedendo, che Genova sia diventi, lo è già, o anche un motore per sviluppare proprio tecnologie legate alla blue economy nei vari settori, quindi la parte portuale, la parte logistica, la parte del trasporto. Sicuramente qui abbiamo i più importanti attori a livello italiano, nonché il più importante porto, e quindi come aziende tecnologiche guardiamo con grande interesse a poter sviluppare tutte quelle che sono delle tecnologie proprietarie che possiamo far diventare appunto Genova come centro italiano per le tecnologie del mare. In particolare porteremo proprio delle esperienze legate a delle attività tecnologiche molto innovative legate alla realtà aumentata nel mondo dei terminal, nel mondo della sicurezza anche all'interno dello spazio dei terminal, oppure anche alcune tecnologie che vengono applicate all'interno del porto. Quindi chiaramente un contesto così complesso dove abbiamo a che fare con varie attività, l'aspetto tecnologico è sempre più importante. Ormai non si può più fare a meno della tecnologia. Assolutamente, la digitalizzazione ormai è pervasiva e in questo momento anche con i fondi del PNRR dedicati al trasporto, certo, e logistica, c'è una grande occasione per Genova e per le nostre aziende. È la prima volta che avete contatti con Genova, col porto di Genova? No, sono un po' di anni che lavoriamo all'interno di vari settori. Quello del trasporto e logistica secondo me, per noi per il futuro è sicuramente un settore. E questa Blue Gallery può essere anche un altro momento di rapporti per voi? Assolutamente, sì. Infatti abbiamo aderito proprio perché ci è sembrato interessante. Blue Gallery è un momento proprio per parlare con gli stakeholder, anche vengono anche tante idee, anche delle cose innovative, anche legate alla tecnologia, per esempio stasera si parlava dello sport. Mi raccomando, non siate troppo complicati. No, dobbiamo semplificare, assolutamente. Grazie, buon lavoro. Mille.